sono vittime di se stessi, ma soprattutto di un sistema che fatica ultimamente a tenerli dentro. Nelle grandi città italiane, da Napoli a Verona, passando per Roma, si registra il fenomeno del bullismo. Giovani adolescenti che mettono a soqquadro le città. Episodi di gruppi che attaccavano magari soggetti più deboli o singoli per strada. Aggressioni, intimidazioni. Ma personalmente penso per sentirsi magari i capi della strada. Da circa un anno a Bologna una baby gang ha preso di mira il quartiere Savena. Accade perché si ritrovano in gruppo, il gruppo diventa un po' un branco, diventa un po' il luogo in cui io voglio essere accettato. Per cui può accadere che nei momenti in cui si ritrovano a socializzare non siano più in grado di farlo. Si tratta di un gruppo di adolescenti tra i 12 e i 13 anni che vanno in giro a compiere atti vandalici. Rompere le auto, incendiare i cestini dei rifiuti, prendere di mira gli anziani. Durante la pandemia le tecnologie sono diventate l'unica valvola di sfogo, ma anche l'unico modo per continuare a fare le azioni abituali, per cui poi si fa fatica a essere empatici con l'altro, perché sono talmente abituata a parlare a un computer, a uno schermo, che non riesco a riconoscere la reazione dell'altro. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Questi episodi di violenza giovanile sono un fenomeno complesso che a volte si risolve semplicemente con azioni repressive, ma che in realtà necessita dell'intervento dei servizi sociali. Si può fare niente se non appena cogliere sul fatto, punirli e mandarli via. È la soluzione più facile quando in realtà non si risolve il problema, ma lo si nasconde. Ci sono situazioni che necessariamente devono essere affrontate attraverso l'intervento delle forze dell'ordine, anche perché quella è una risposta che si dà ai ragazzi. Ogni reazione ha una conseguenza e i ragazzi questo lo devono comprendere. Io penso che non può essere l'unica risposta.